Oggi si parte tutti dalla stessa linea. Posizioni e punti della stagione passata sono solo un ricordo lontano e non hanno più alcuna rilevanza. Oggi la mente di tutti è rivolta all'obiettivo finale, anche se ancora lontano. C'è euforia e ottimismo nell'aria, elementi che potrebbero assicurare una partenza col botto. L'importante è non esagerare, mantenersi concentrati, non farsi prendere troppo dall'emozione. Solo così si riusciranno ad accendere le speranze dei fan. E questa è una struttura dir poco superlativa, una cornice perfetta per partite come queste. Primo giorno di scuola, tutti smaniosi di dare il via alle danze. I risultati dello scorso campionato lasciano il tempo che trovano. Credo sia interessante però mettere a confronto una stagione con quella appena trascorsa, se non altro per la curiosità di vedere all'opera i nuovi arrivi. E ora si fa sul serio, si parte. Pallone lungo in verticale. Via quinta. Riceve il passaggio. Traversanetti, di forza. Si libera la grande. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. Scatta verso il pallone. Cambiasso. Dias la toglie dalla porta. Che grande parata. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Ci mette la testa. Occasione fallita, è stato sfortunato qui. E il punteggio è ancora inchiodato sullo 0-0. Cambiasso. Chivu. Dejan Stankovic. Recoba sulla destra, cerca il numero, va al cross, ci mette una pezza, si riparte con un fallo laterale. Recoba, Chivu, Dejan Stankovic vuole il lancio filtrante, sbroglia la situazione. Via quinta. L'arbitro interrompe l'azione, credo sia fuori gioco. E il portiere la fa sua.
sceglie il lancio lungo. Zico. Passaggio sulla destra. Dejan Stankovic. Dejan, splendida reazione del portiere. Ottima la parata del portiere. Il portiere è riuscito a rimediare ad un suo errore. E trova bene il compagno. Occasione da rete. Tira davvero molto angolato. Dejan Stankovic. Ieri. Attenzione, grande chance. L'arbitro manda tutti a prendere un teccato. Si chiude così il primo tempo. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Squadre che entrano negli spogliatoi senza aver inaugurato il tabellino. Vediamo se i discorsi dei mister caricheranno le molle degli attaccanti. E si ricomincia a giocare. Una delle due compagini ci ha fatto vedere un calcio più frizzante. Il risultato non rispecchia i loro sforzi, ma se giocano come nel primo tempo, credo che porteranno a casa la vittoria. David Pizarro effettua un passaggio lungo. Samuel era ben posizionato e intercettato il pallone. Javier Zanetti. Decidono di giocarla all'indietro. Benatia. Il portiere la spedisce su. Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. L'arbitro ha ravvisato un'irregolarità. L'arbitro va comunque a dirgli due parole. Può colpire. E il tentativo finisce con un nulla di fatto. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Samuel. Siamo già oltre la prima metà di gioco di questa prima gara stagionale, ancora tutto in equilibrio. Scodella in avanti. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Fa sportellate con il suo marcatore. Cerca lo spunto. Riceve la palla. Di Natale! E questa è un'altra grandissima parata. Qui si è davvero superato per prendere quel pallone. Certo, la difesa dovrebbe aiutarlo un po' di più. Tocco prudente al portiere. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Bell'anticipo, pericolo sventato. Di Natale. La gioca sulla destra. Sulla fascia, è libero. La mette al centro. La butta via e fa respirare la difesa.
La mette in mezzo. Ci mette una pezza. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra. Non si stanno risparmiando sforzi. Benatia si è fatto trovare pronto. Tentativo in avanti, lungo. Hanno già riconquistato palla. Palla in avanti, verso il compagno. Spazza via senza fronzoli. Se ne va. Prova la conclusione. Avversari forse un po' troppo prevedibili, ma la difesa non perde un colpo. Benatia vuole la profondità. Iaquinta, questa palla è per lui. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Lungo passaggio in avanti. Prova il passaggio lungo, la giocata però non gli riesce. Eccolo il triplice fischio. Il fischio che determina la fine della gara. Non vanno oltre il pari nel primo match della stagione, risultato del quale dovranno in qualche modo accontentarsi. Invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Beh, veramente un pareggio senza infamia e senza lode. Alla prima di campionato si può capire, però nelle prossime partite avremo modo di scoprire il vero valore di queste due squadre.